Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Tra rumore e speculazioni sulle prossime mosse di Nintendo per questo 2020, purtroppo ogni tanto arrivano anche delle notizie tutt'altro che entusiasmanti, e questa volta riguardano uno dei giochi più attesi di sempre per la console ibrida, Metroid Prime 4. È stata la stessa Retro Studios, il team incaricato da Nintendo di sviluppare il titolo, a stroncare il morale dei fan attraverso un post su Twitter. Ma prima di analizzare nel dettaglio l'accaduto e ragionare su quale sia il possibile futuro della saga con protagonista Samus Aran, mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Lo sviluppo di Metroid Prime 4 sembra essere ancora in alto mare, questo perché Retro Studios ha reso noto di essere ancora in cerca di figure chiave da inserire all'interno del team che si occuperà del titolo. La campagna assunzioni dello studio sembra essere veramente in una fase preliminare. Se nel post pubblicato su Twitter viene aperta la posizione per il lead producer, andando nella pagina delle offerte di lavoro del sito, in realtà i ruoli scoperti sono ancora tantissimi. L'azienda texana è in cerca di graphic engineer, level designer, boss designer e concept artist. E queste non sono di certo mansioni secondarie all'interno del processo di sviluppo, anzi, sono proprio le professionalità che dovrebbero stabilire le fondamenta e l'identità del progetto. Con Retro Studios ancora in cerca di professionisti del settore, tanto dal lato creativo quanto tecnico, è chiaro che ormai Metroid Prime 4 rischia di diventare un vaporware. Il quarto capitolo della serie, nata su GameCube nel 2002, è stato annunciato per la prima volta nel lontanissimo giugno 2017, pochi mesi dopo l'uscita di Nintendo Switch. Durante l'E3 Showcase fu mostrato un semplice teaser che svelava il logo del gioco e ne confermava l'inizio delle fasi di sviluppo. Del gioco non si è saputo più nulla fino a gennaio 2019, quando Nintendo ha dichiarato che il progetto sarebbe ripartito da zero, ma questa volta a occuparsene sarebbe stata Retro Studios, la squadra responsabile della trilogia originale. Una mossa dolorosa, ma almeno rassicurante. Nintendo non può permettersi di sbagliare un ritorno così importante e sebbene abbia significato allungarne enormemente i tempi di lavorazione, la fanbase ha accolto più che positivamente questo passaggio di testimone. Il problema è che dopo un anno e mezzo del gioco non sappiamo ancora nulla. Non abbiamo video, screenshot o concept di design. Tutto quello che ci rimane è un logo che probabilmente non è neanche più quello definitivo. E ora sapere che Retro Studios è ancora in cerca delle figure che daranno il via alla lavorazione non può che essere un dato preoccupante, non solo perché significa dover attendere almeno altri 2-3 anni per il completamento dello sviluppo, ma anche perché con una finestra temporale così ampia è facile immaginare che Metroid Prime 4 si trasformi direttamente in un progetto next gen di Nintendo. Questo significherebbe avere un'altra generazione di console senza un titolo della serie principale di Metroid. Un'assenza semplicemente ingiustificabile se si considera l'importanza che il brand ricopre all'interno della scuderia della grande N. Senza contare poi che questo rinvio indefinito allontana anche le speranze di vedere la tanto agognata Metroid Prime Trilogy Collection, la cui uscita avrebbe senso solo in prossimità del seguito. Insomma, se il futuro di Nintendo è abbastanza incerto, lo stato embrionale di Metroid Prime 4 è solo l'ultimo dei tasselli che confermano uno stato di confusione generale tra le fila dell'azienda di Kyoto. Poracci, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa situazione e secondo voi quando riusciremo a mettere le mani sul Prime 4. Intanto mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche se siete nuovi per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, Vaporware, ciao!